Cari amici di Acme Sicurezza, nuovo appuntamento con la rubrica della società di Andrea Piccinini. Oggi abbiamo il piacere di presentarvi Francesco Bazzoni della Safety Training Project. Buongiorno Francesco, ben trovato. Ciao. Il nome della tua società racchiude già tutto. Tra i tanti progetti, l'ultima tua idea si chiama Anello 3. Ci spieghi di cosa si tratta il progetto Anello 3? Anello 3 è un progetto di cardioprotezione, progetto completo dall'inizio alla fine, a cui io tengo tantissimo perché questo deriva dalla mia esperienza attuale e precedente nell'ambito del soccorso sanitario. Progetto completo perché? Perché parte dalla formazione del personale per poterlo abilitare all'utilizzo di questo dispositivo, si arriva poi all'installazione sul sito dove è stato richiesto il defibrillatore, per poi arrivare alla manutenzione della macchina stessa, manutenzione che in alcuni casi viene dimenticata o non viene addirittura fatta. Quindi il progetto Anello 3 prevede anche la formazione? Assolutamente sì, è la parte principale del nostro progetto. I nostri istruttori, ovviamente abilitati per poter fare questo tipo di formazione, sono persone che lavorano nel mondo del soccorso sanitario, ovviamente, e hanno esperienza nell'ambito della defibrillazione. Ovviamente questi corsi sono sia teorici che pratici. In aula si va in gruppi da 6 persone per ogni istruttore presente. C'è sempre un direttore di corso che poi va a verificare il corretto svolgimento della formazione stessa in aula, e poi ovviamente vengono rilasciate tutte le certificazioni e attestazioni al seguito del superamento degli esami. Acme Sicurezza e Safety Training Project, un binomio che sembra sempre più vincente, tanto che la società di Andrea Piccinini ha deciso di aiutare concretamente la comunità. Ci spieghi in quale modo? Ma allora, il modo più concreto, più bello, nell'acquisto di un defibrillatore semiautomatico che ha installato questo, per l'appunto, è stato installato all'interno della struttura. Ovviamente questo è al servizio di tutti coloro che qui dentro o nelle immediate vicinanze dovessero aver bisogno di questo dispositivo. Speriamo mai, ovviamente, però bisogna fare non solo protezione ma anche prevenzione, e quindi l'installazione di questi dispositivi è la prima misura concreta che si può fare.